Allora, finalmente andiamo a discutere questo discorso della notazione. Allora, supponiamo che la funzione f tra a e b abbia questo grafico. Allora, se vi ricordate, io consideravo una suddivisione dell'intervallo, cioè una successione di punti, una successione finita di punti, x0 uguale ad a, minore di x1, minore di x n uguale a b, e poi cosa facevo? Sull'intervallino x con i meno 1, x con i, se vi ricordate, approssimavo la funzione dal basso col, diciamo, il minimo della funzione sull'intervallino e dall'alto col massimo della funzione sull'intervallino, e con questo avevo trovato una maggiorazione e una minorazione per l'integrale. Però questo mi è servito perché, diciamo, per fare la dimostrazione in maniera corretta con l'estremo superiore e l'estremo inferiore e la definizione che ho dato in generale. Se però appunto la funzione f è continua, all'incirca potrei dire che il mio integrale è circa uguale alla somma per i che va da 1 a n. Se vi ricordate, qua dovevo mettere il valore approssimante della funzione, e allora come valore approssimante della funzione, perché non ci posso mettere f di x con i? Ci posso mettere il valore della funzione f in uno dei punti dell'intervallino, per esempio nel punto x con i. Il punto x con i è il secondo estremo dell'intervallino. Per x con i meno x con i meno 1. Quindi all'incirca questa qui si chiama somma di Riemann relativa alla suddivisione della funzione. Si può anche riscrivere in quest'altro modo: somma per i che va da 1 fino a n di f di x con i. Questa non è altro che la lunghezza dell'intervallino iesimo. Allora, la lunghezza dell'intervallino iesimo la indichiamo con delta x con i. No, è il delta che tra x con i meno 1 e x con i, cioè l'incremento di valore tra x con i meno 1 e x con i. Allora, vedete che come adesso questa simbologia sia molto simile a questa. Nel momento in cui passiamo a una suddivisione più piccola, con incrementi più piccoli, supponiamo pure che questo delta x con i sia fisso, sia sempre lo stesso. Se vi ricordate, se la suddivisione la prendevamo in questa spaziata, il delta x con i era b meno a diviso n. Allora, se questo delta x con i non dipende da x, diventa un delta x. E questo chi è? Più o meno è circa f di x, cioè nel senso che invece di metterci f di x con i ci mette un valore qualunque f di x, diciamo, nell'intervallo suddetto, e sta a posto. Quindi quando diciamo delta x tende a 0, in qualche modo sotto certe ipotesi si può giustificare il fatto che questo converge all'integrale. E allora vedete, la somma diventa l'integrale, l'integrale viene estesa tra a e b, perché comunque l'unione di tutti gli intervallini era pari all'intervallo ab, f di x con i diventa f di x, e quello che chiamavo delta x con i, cioè delta x perché lo prendevo la suddivisione equispaziale, quindi non dipendeva da i, diventa dx, nel senso che, diciamo, è come se io facessi una somma, lo sto immaginando come una somma relativa a intervallini molto piccoli, in cui la base dell'intervallino, invece di chiamarla delta x, la indico con dx per indicare una quantità infinitesima. Questo è, diciamo, alla fine è una definizione, cioè un simbolo, è una cosa. Poi se vogliamo giustificare questo passaggio al limite, si può fare sotto questo punto di vista. Quindi questo per ora è un simbolo e null'altro.
è meglio tenere fuori cose come, diciamo, questo dx assume molti significati in matematica. Sì, posso anche in quel caso è un simbolo e basta, insomma. Però se io scrivo x da solo, questo è la funzione lineare x, altro non è. È il differenziale di x, che però è il differenziale della funzione lineare, la funzione lineare stessa, quindi dovrei ricorrere a delle definizioni che per adesso non mi sembra il caso di introdurre, perché invece di contribuire a renderci più facile la vita, ci complicano ulteriormente la vita da un punto di vista teorico. Naturalmente questo non significa che non lo dovremo fare. La definizione di differenziabilità di una funzione e di differenziata di una funzione la dovremo affrontare quando faremo funzioni più variabili, analisi. Però non mi sembra il caso adesso di farlo. Qui semplicemente nell'integrale è un simbolo che, tra l'altro, questo simbolo mi servirà per chiudere l'integrale, cioè mi dice cosa sto integrando. Quando ci metto dx vuol dire che, così ci fosse una parentesi, sto integrando quello che c'è tra integrale e dx. Poi mi servirà per ricordarmi mnemonicamente della formula di cambiamento di variabile nell'integrale. La formula di cambiamento di variabile nell'integrale sarà giustificata da un teorema, così come la formula di integrazione per parti. Teorema probabilmente facciamo proprio. Comunque, nel momento in cui facciamo quel teorema, dopodiché, diciamo, la notazione che viene usata è compatibile con un certo modo mnemonico di fare le cose per cambiare variabile in integrale. Molto facile, tra l'altro. Però di per sé questo qua è un simbolo e basta. Ok? È un simbolo che, tra l'altro, è reminiscente del fatto delle somme di Riemann, cioè l'integrale è circa uguale a questa roba qui. Se qua ci metto delta x prendendo una suddivisione qui spaziata, poi mando delta x a 0, praticamente succede che la somma viene sostituita dal simbolo di integrale tra a e b, e f di x poi diventa f di x e delta x diventa dx, punto e basta. Ok? E con ciò abbiamo sistemato poi il fatto della notazione. Adesso teorema di cambiamento di variabili, ci conviene farlo subito, perché poi, una volta fatto questo, siccome gli esercizi da fare sugli integrali sono tanti, facciamo le cose in maniera ordinata, cioè cominciamo a fare prima gli integrali delle funzioni razionali e poi l'integrale delle funzioni riconducibili a funzioni razionali. Allora, la situazione è questa qui. Io ho due intervalli A, B e C, D. E ho una funzione invertibile che porta a B su C, D. Voglio che sia gamma che gamma meno 1 siano di classe C con 1. Una gamma siffatta si chiama diffeomorfismo. Se fosse stato, se qua ci mettevo C0, si chiamava omeomorfismo. Siccome ci metto C1, si chiama diffeomorfismo. È una definizione. Allora, poi supponiamo di avere una funzione f che sia continua sull'intervallo cd, in particolare, quindi, e quindi
f è integrabile secondo Riemann sull'intervallo sempre CD. Vabbè, vediamo scritto così, ok? Allora questo lo posso mettere tra parentesi, queste sono le ipotesi. Qual è la tesi? Che l'integrale tra c e d di f di x in dx è uguale all'integrale tra a e b di f di gamma di t, gamma primo di t in valore assoluto in dx. Oppure è anche uguale all'integrale tra gamma meno 1 di c e gamma meno 1 di t di f di gamma di t gamma primo di t. Queste sono le formule di gamma di variabile. Allora, in buona sostanza, esaminiamo prima questa scrittura, poi vedremo che queste due scritture danno luogo alla stessa cosa. Esaminiamo prima questa scrittura. Qui è come se io avessi fatto la sostituzione x uguale gamma di t, ok? Gamma, ricordatevi che è invertibile, quindi se io ci metto al posto di x ci metto c, cosa, se c uguale gamma di t, cioè il primo estremo qua, scrivo gamma di qualcosa, beh, questo vuol dire che t sarà gamma meno 1 di c, quindi scrivere qua gamma meno 1 di c è compatibile con la sostituzione x uguale gamma di t. Similmente t è gamma di t se solo se t è gamma meno 1 di t. Quindi quando vado a fare la sostituzione x uguale gamma di t, gli estremi semplicemente li devo aggiornare tenendo conto del fatto che sto sostituendo al posto di x gamma di t. Poi al posto di x qua dentro ci devo mettere gamma di t, e poi che cosa mi rimane da sostituire? Mi rimanerebbe da sostituire questo simbolo di x. Ora, non è questa la giustificazione la facciamo adesso durante il teorema, nella dimostrazione del teorema. Però se x è uguale a gamma di t, dx in dt è esattamente gamma primo di t. Questo sappiamo perché la derivata, se x è gamma di t, la sua derivata fa gamma primo di t, giusto? Se la scriviamo usando questa notazione, ricordarsi ciò che dobbiamo sostituire nella formula è una banalità, semplicemente portiamo questo dall'altra parte e al posto di dx ci dobbiamo andare a scrivere gamma prima di t dx, e quindi ci troviamo perfettamente. Quindi questa formula qui rispecchia il fatto che io ho sostituito al posto di x gamma prima di t e ho cambiato, in accordo con questa sostituzione, ho aggiornato i valori degli estremi e ho aggiornato dx, nel senso che al posto di dx ci devo mettere questa quantità qua. Però ripeto, non è che quella è una divisione, prendo quello e lo porto all'altra parte, è un fatto mnemonico per ricordarmi questa formula. Poi questa formula, come dire, funziona, ma funziona in R. Quando la faremo, faremo il cambiamento di variabile negli integrali multipli, questa formula non esiste più, ci sarà solo questa formula, cioè l'analogo di questa formula, nel senso che quando faremo il cambiamento di variabile lì avremo un insieme gamma di E, allora al posto di un gamma di E ci sarà l'insieme E, perché sarà un insieme di nel piano, nello spazio, e qui sarà F di gamma di T
dove t però non sarà più una variabile, sarà un vettore di variabili, e qua non ci andrà diciamo gamma primo in valore assoluto, ma ci andrà il valore assoluto determinato in unità rubiana della trasformazione, ma questo lo vedremo l'anno prossimo. Quindi quello che voglio dire è che questa formula nella sua scrittura è legata mani e piedi al fatto di stare in R. Questa no, cioè questa ha un analogo pluridimensionale, questa qui non ce l'ha. Va bene? Ok. Adesso andiamo a dimostrare il teorema. Facciamo la dimostrazione. Allora, cominciamo con notare che la seconda e la terza scrittura danno lo stesso risultato. Allora, gamma è un diffeomorfismo, quindi ci sono due possibilità. Gamma primo, se vi ricordate le applicazioni invertibili tra due intervalli, o sono sempre crescenti o sono sempre decrescenti. Allora, quindi ho due possibilità: o gamma primo di t è sempre maggiore di 0 per ogni t appartenente ad AT, questo tra l'altro accade se e solo se gamma di A è uguale a C e gamma di B è uguale a D. Cioè questo accade quando la funzione è gamma è crescente, ma se la funzione è crescente mi deve portare A in C e B in D, ok? Quindi se e solo se C uguale gamma a meno 1, A uguale gamma meno 1 di C e B è uguale a gamma meno 1 di D. Invece se qua ci metto minore di 0 deve accadere esattamente contrario, quindi avrò gamma di A uguale D e gamma di B uguale C, e questo vale a dire che A è uguale a gamma meno 1 di D e B è uguale a gamma meno 1 di C. Ora andiamo a esaminare le due formule. Allora, vedete bene, penso si vede anche là sotto, quindi nel primo caso qua il valore assoluto non ci vuole, ma qua mi troverò A, qua mi troverò B e funziona, è uguale, perché trovo gamma primo a sinistra e gamma prima a destra. Nel secondo caso qua c'ho un segno, il valore assoluto mi porta un segno meno, però gamma meno 1 di C in quel caso vale B, gamma meno 1 di C vale B, mentre gamma meno 1 di A vale D, gamma meno 1 di D vale A, scusate. Quindi qua, quando vado a sostituire gli estremi, mi troverò l'integrale da B ad A, ma siccome B è maggiore di A, per portare a posto l'integrale tra A e B devo far uscire un segno meno. Allora, o questo meno lo mettete dentro e lo fa diventare uguale al valore assoluto, oppure il valore assoluto fa diventare gamma prima e esce fuori un segno meno. È la stessa cosa, e in ambedue i casi le due formule dicono esattamente, danno esattamente lo stesso risultato. Rimane da vedere, quindi la seconda e la terza sono uguali, rimane da vedere che sono entrambe uguali alla prima, cioè il vero contenuto del teorema di cambiamento di variabile. Ora, come il teorema di integrazione per parti era figlio della regola di relazione del prodotto, il teorema di cambiamento di variabili è figlio della derivazione della funzione composta. Cioè io dico, prendo la funzione a f grande di t uguale f
di gamma di t. Prendiamo f grande tale che f' di x faccia f di x. Questo per ogni x appartenente a ct. Prendiamolo chiuso, supponiamo se la cosa può essere vera anche in un aperto che contiene ct. Adesso andiamo a prendere la funzione f composto gamma di t. Vi ricordo che questa è f grande di gamma di t, è la definizione di prodotto di composizione. Se adesso io vado a fare la derivata di questa, quindi se vado a fare f composto gamma primo di t, questo cosa mi dà? Mi dà la derivata della funzione esterna, ma la derivata di f grande è f piccolo, quindi viene f piccolo di gamma di t per la derivata della funzione interna, quindi per gamma primo di t. Ok? Quindi, allora io avevo l'integrale tra a e... Allora, facciamo due casi. Primo caso, gamma primo è maggiore di 0. Allora, l'integrale tra a e b di f di gamma di t per gamma primo di t in valore assoluto, in dt, è uguale all'integrale tra a e b, tra c e d, no, tra a e b, di f di gamma di t per gamma primo di t senza valore assoluto, tanto gamma prima era positivo, in dt. Cioè, siccome questa è la derivata di f composto gamma calcolato in t, questo mi dà una funzione f composto gamma di t valutata tra a e b. Questo perché questa è una primitiva di questa. La funzione f composto gamma è una primitiva della funzione integrale. Quindi mi viene f di gamma di b meno f di gamma di a. Ma questo viene f di t e questo viene meno f di c. D'altro canto, f grande di t meno f grande di c è l'integrale tra c e d di f piccolo di x di dx. E siamo a posto. Quindi in questo caso le cose tornano perfettamente. Questo perché la f grande è una primitiva della f. Quindi ho applicato il teorema fondamentale del calcolo integrale due volte. La prima volta qua e la seconda volta qua al contrario. Andiamo a vedere il secondo caso. Secondo caso, prendiamo gamma primo e prendiamo seno meno di 0. Allora, in questo caso io devo fare integrale tra a e b di f di gamma di t gamma primo di t in valore assoluto. Questo è uguale a meno integrale tra a e b di f di gamma di t gamma primo di t senza valore assoluto, perché stavolta gamma prima è negativo e se voglio sostituire il valore assoluto ci devo mettere meno gamma prima. Ma questo è uguale a meno f di gamma f composto gamma di t valutato tra a e b. Quindi fatemi cancellare qua perché mi serve un po' di spazio, è uguale a f di gamma di a meno f di gamma di b. I segni sono invertiti a causa del meno che c'è fuori. Tuttavia, se gamma prima è minore di 0, vuol dire che gamma era degre, allora vuol dire che gamma di a era d e gamma di b era c. Perché se gamma è decrescente, f di gamma di a, gamma di a è il valore più grande, quindi deve essere forza d, e gamma di b deve essere c, cioè il valore più piccolo. E quindi alla fine
il risultato è lo stesso, perché questo è uguale all'integrale tra c e d di f piccolo di x per x. Quindi in qualunque dei, diciamo, dei due casi le cose funzionano. Allora, quindi tornando all'enunciato del teorema, o io prendo questa formula, me la scrivo nei due casi, la vado a vedere nei due casi e faccio vedere che funziona in ambedue i casi, oppure ho questa che in cui non sostituisco il valore assoluto ma sostituisco gamma primo, e il segno che deve aggiustare il valore, diciamo, gamma primo portato al valore assoluto viene automaticamente incorporato nella controimmagine di questi punti, perché se gamma è crescente la controimmagine di questi punti viene nell'ordine giusto e quindi non dovrò cambiare gli estremi, diciamo, il non dovrò scambiare gli estremi di integrazione. Se invece gamma è decrescente, qua mi viene b e qua mi viene a, quindi per rimettere l'integrale a posto dovrò scambiare gli estremi di integrazione, che mi porta pure un segno meno, che è quello che mi corregge gamma prima e me lo fa diventare il valore assoluto di gamma prima. Ripeto, in R siete liberi di usare entrambi. Ok? Allora, vabbè, adesso ci sta da applicare questo teorema. Vediamo un po' qualche esempio, prima due o tre esempi così, sciolti, e poi vediamo di fare una cosa più sistematica. Supponiamo di fare l'integrale da 1 fino a 2 di 1 fratto 3x quadro più x più 1 per 6x più 1 in dx. Allora io pongo 3x quadro più x più 1 uguale t. Ok? Per quale motivo? Vabbè, adesso facciamolo prima e poi vediamo. Nel fare questo è come se io ponessi t uguale gamma meno 1 di x. Adesso non mi interessa tanto quanto diciamo di invertire la funzione, perché io della funzione devo solo sapere che sia un diffeomorfismo. Questa funzione qui nell'intervallo, se la x varia tra 1 e 2, gamma meno 1 è di classe C1, sì, è crescente. Certo, perché tra 1 e 2 la derivata fa 6x più 1, che tra 1 e 2 è 6 maggiore di 0. Poi vedremo, questo problema della crescenza e della decrescenza non è un grave problema. Quindi semplicemente che devo fare? Devo aggiornare il mio integrale. Il mio integrale sarebbe quello che ho chiamato t, ed è t. Tutta sta roba qua chi è? Se vi ricordate, questa io posso fare, posso fare 6x più 1, la derivata di questo dx uguale a dt. Questo è il modo mnemonico semplice, cioè faccio la derivata del primo membro, poi ci aggiungo dx, faccio la derivata del secondo membro e ci aggiungo, cioè diciamo
se ci fosse una funzione della t, farei la derivata di questo e poi ci aggiungerei del t. Se c'è solo t, scrivo soltanto t. Quindi il mio al posto del diciamo di tutta questa roba io devo sostituire del t, ma siccome avevo al numeratore esattamente questa roba qui, qui ci devo mettere esattamente del t. Ah, tra dove e dove devo fare l'integrale? Semplicemente devo sostituire 1 al posto di x, x qua valeva 1. Allora se x valeva 1, qui valeva 1 più 1 più 3 5, e quando x valeva 2 qui viene 1 più 2 più 4 per 3 12 che fa 15. Ok? Quindi siccome sto nell'intervallo 5-15, quindi sto a destra di 0, 1 su t è integrabilissimo senza problemi, la primitiva è il logaritmo di t, quindi mi viene logaritmo di t tra 15 e 5, quindi mi viene logaritmo di 15 meno logaritmo di 5 che fa logaritmo di 3. Vi ricordo che questo è logaritmo di 5 per 3, cioè logaritmo naturale di 5 più logaritmo naturale. Quindi logaritmo di 5, logaritmo di 5 si semplifica e fa logaritmo naturale di 3. Questo l'abbiamo imposto noi, nel senso che abbiamo provato a fare così con uno, diciamo, io l'ho fatto apposta, cioè sopra ci ho messo la derivata di quello sopra. Però, diciamo, se tu riesci a riconoscere che una certa quantità, se la chiami con un nuovo nome, tutti i vari pezzi che ci sono ti si sostituiscono bene, tranne un pezzo che però guarda la derivata di quella quantità lì, allora ti conviene. Poi vedremo questo ragionamento dove ci porterà. Ok, in questo caso, per esempio, anche se l'avessi avuto al numeratore, se avessi avuto questa integrale qua, per esempio, tra 0 e 4 di 3x quadro più x più 1 per 6x più 1 in dx, ok? Stavolta con la stessa sostituzione mi veniva l'integrale. Allora, quando x vale 0 quello vale 1, quando x vale 4 qua mi viene 1 più 4 più 48, quindi mi viene 53 di che cosa? Di t del t, perché questo è t e questo è del t. Se tu riesci a riconoscere che questo è del t, cioè che questo pezzo è la derivata di quello che stai ponendo uguale alla nuova variabile, allora ti viene tutto molto semplice. Però devi avere la fortuna che l'integrale sia scritto così. Allora questo quanto fa? Fatti 4 mezzi valutato tra 1 e... vabbè, facciamo, mettiamoci 2 qua, così i conti sono più semplici. Allora se era 2 qua veniva 15, tra 1 e 15, allora questo è 225 meno 1 mezzi, quindi 112. Per controllo, questo è un integrale che si può fare anche per via elementare senza alcuna sostituzione, giusto? Perché abbiamo sempre detto, quando abbiamo due modi per fare la stessa cosa è utile, così vediamo se i due modi ci danno lo stesso risultato. Quindi se voglio fare l'integrale tra 0 e 2 di 3x quadro più x più 1 che moltiplica 6x più 1 in dx, questo mi fa, allora facciamo il prodotto, qua mi viene 18x cubo, poi abbiamo 3x quadro più 6x quadro fa 9x quadro, poi abbiamo 6x più x che fa 7x più 1. Allora questo integrale fa integrale di 1 per 2 fa 2, vabbè, fa x più 7 mezzi x quadro più 9 terzi, cioè 3x cubo, più 18 quarti, cioè 9 mezzi x alla quarta, tutto valutato tra 0 e 2. Allora in 0 tutta questa funzione fa 0, allora quello
integrale di 1 fa x, integrale di 7x fa 7 mezzi x quadro, 9x quadro fa 3x cubo, 9 mezzi derivate esce 4, 4 meno 36 diviso 2 18. Alla fine quindi devo fare 2 più 7 per 4 fratto 2 fa 14 più 3 per 8 fa 24 più 9 per 8 fa 72 72, 96, 110, 112. Quindi come avete visto il risultato viene esattamente lo stesso. Allora o lo faccio così o lo faccio così. Certo che se ho la fortuna che l'integrale mi è scritto in questa maniera e ho l'occhio di vedere che questa è la derivata di questo, allora dico questo è t, questo diventa dt, aggiorno gli estremi di integrazione e l'integrale invece di farsi in un po' di passaggi in più si fa in un po' di passaggi in meno. Chiaro? Ho usato sempre la formula di cambiamento di variabile integrale. Chi mi giustifica la formula è il teorema di cambiamento di variabile. L'abbiamo dimostrato, non lo stiamo applicando. Ok, andiamo a fare un altro caso. Quindi cancelliamo e andiamo a fare quest'altra. Quindi l'integrale diciamo del secondo esempio è di 4 mezzi fratto 2. Questo qua? Sarebbe di 4 mezzi fratto 2. Di 4 mezzi? Fratto 2. Di 4 fratto 2. Integrale di 4 mezzi rispetto a t è t. E 2t fratto 2 viene t. Andiamo invece a fare un altro esempio supponiamo di fare questo integrale qua, integrale tra 0 e pi greco di coseno 3 coseno alla sesta di x più seno alla quarta di x più coseno quadro di x tutto moltiplicato sen x. Scusate, facciamo tra meno pi greco mezzi e pi greco mezzi, se no quello che voglio far vedere non funziona. Allora, questo integrale fa 0. Vabbè, qua è molto facile da vedere, in realtà si può vedere in vari modi. Ci sono altri casi in cui, però facciamolo nel modo che più ci interessa sottolineare adesso. Il modo è, io voglio porre coseno x uguale t. Allora, supponiamo di fare coseno x uguale t. Allora, questo diventa, a meno pi greco mezzi, il coseno di... al posto di x ci mette meno pi greco mezzi, quindi vedete, noi spesso gamma non la andiamo a scrivere esplicitamente, facciamo direttamente l'inverso di gamma. Cos'è pi greco mezzi fa 0, meno pi greco mezzi fa 0, cos'è pi greco mezzi fa 0, poi qua mi viene 3 pi alla sesta più, allora se in quadro è 1 meno t quadro, 1 meno t quadro al quadrato più 1 più t quadro. Tutto io ho meno sen x dx uguale del t.
questa è la solita regola mnemonica che vi serve ad applicare il teorema di Gamma di Venere. No? Cos x era uguale a t, devo derivare meno sen x di x uguale d. E quindi sen x di x è uguale a meno di t, quindi ci metto di t ed esce la funzione di Venere. Ci troviamo? Ora, qualunque cosa sia uscita qua dentro, qui gli integrali sono da 0 a 0 e quindi viene 0. Dubbi? E invece ce la dovresti avere un po' di dubbi. Stavolta ce ne dovresti avere un po' di dubbi, perché io ho detto che il teorema dove mi vale? Vale per i diffeomorfismi. Un diffeomorfismo è un'applicazione invertibile. Allora, come fa l'applicazione invertibile a portare un intervallo per applicare mezzi in un intervallo 0,0? Allora, adesso vi faccio vedere come si sciolgono i dubbi. Allora, i dubbi si sciolgono così. Quell'integrale, allora questo qua lo chiamo I. Allora, I è uguale a I1 più I2. Quali sono i due pezzi? Il primo pezzo, I1, facciamo l'integrale da meno pi greco mezzi a 0 della stessa roba di prima. Adesso questo, quando vado a cambiare variabile, è l'integrale da 0 fino a 1, perché il coseno tra meno pi greco mezzi e 0, il coseno è una funzione crescente, cresce da 0 nell'intervallo meno pi greco mezzi 0, il coseno cresce dal valore 0 fino al valore 1 e qua mi viene quella funzione integrata lì, cioè meno 3 pi alla sesta più 1 meno pi quadro al quadrato più pi quadro. Poi i 2 sarà l'integrale da 0 a pi greco mezzi della stessa roba, che sarà l'integrale stavolta da 1 fino a 0 della sempre la stessa funzione. I cambiamenti variabili è sempre lo stesso, no? 3 t alla sesta più 1 meno pi quadro al quadrato più pi quadro. Ok? Quindi adesso quando li andiamo a sommare, questo integrale qui è la stessa funzione integrante, però è fatto da 1 a 0, cioè rimettendo gli estremi a posto è la stessa cosa di prima cambiata di segno. Quindi quando andiamo a sommare, i 1 più i 2 fa 0. Quindi sostanzialmente io non mi devo neanche preoccupare che gamma sia crescente, basta che prima di tutto sia effettivamente un'applicazione che non presenta punti di discontinuità o altre cose, perché sennò sarò veramente normale. Poi ci vuole che anche se sale e scende, beh, come se sale e scende un paio di volte, se sale e scende un numero finito di volte, va bene qua. Terzo, anche su questo integrale voi dovreste avere dei dubbi, perché qua la funzione gamma non è un diffeomorfismo, in quanto in questo caso la funzione gamma meno 1 è la funzione coseno, quindi la funzione gamma chi sarà? La funzione arco coseno. Questa sarà la funzione gamma meno 1. La funzione gamma sarà definita tra 0 e 1 e sarà la funzione che vale fatta così. Questa è t uguale gamma di x, questa è uguale gamma meno 1 di x e questa è x uguale gamma di t. Semplicemente, vi ricordate, bisogna girare il grafico. Se giro il grafico, mi viene così. Ah, perché non è un diffeomorfismo? Sono funzioni continue? Sì. Sono funzioni crescenti tutte e due? Sì. Perché non è un diffeomorfismo? Chi me lo sa dire? Perché non è un diffeomorfismo? Perché
Allora, perché non è un diffeomorfismo? Se vi ricordate cosa significa diffeomorfismo? Allora, sono funzioni derivabili tutte e due? Sì. La derivata è continua? Sì, ma in realtà già la derivata qua non c'è. Per quale motivo? Che questa derivata faceva 0, allora la derivata della funzione immersa là se ne va più infinito. Quindi in realtà avremmo un problema solo in un punto di un estremo. Solo, scusate, un estremo di un intervallo. In realtà la cosa funziona anche se il teorema funziona anche se attenuo l'ipotesi, cioè se prendo una funzione tale che gamma sia un omeomorfismo e che gamma meno 1 internamente sia un diffeomorfismo, cioè scusate, che gamma e gamma, che gamma internamente, cioè sulla parte interna, sia un diffeomorfismo, cioè che gamma e gamma meno 1 sia di classe C1 e continua fin sugli estremi, il teorema si può andare a rivedere, funziona ugualmente. Quindi sostanzialmente il teorema funziona, diciamo, nei casi concreti funziona quasi sempre, basta che la funzione per esempio salga e scenda un certo numero di volte. L'ho nominato questi casi perché questi nella pratica capitano, perché se una funzione sale e scende, sale fin dove? Tipicamente c'è un punto di massimo. Allora se vai a fare la funzione immersa dove c'è il punto di massimo, la tangente è orizzontale, adesso la tangente diventa verticale, quindi per forza la funzione immersa non è C1 fin sull'estremo, sarà C1 nella parte interna e continua fin sull'estremo. Quindi anche se spezzi l'integrale avresti sempre questo stesso problema. Nei fatti il problema non sussiste, diciamo, negli esempi concreti. Poi ovviamente ci sono invece gli esempi in cui il teorema non funziona, ma non funziona perché le ipotesi non sono verificate, ma in qualche senso ben più grave. Ok? Quindi sostanzialmente io questo discorso qua, tipo qua ho questo integrale, aggiungo gli estremi integrazioni mi vengono 0, entrambi, vuol dire l'integrale fa 0. Un altro modo di vedere che l'integrale faceva 0 era questo, questa funzione è dispari, questo è pari, cioè se io scambio x con meno x, questo valore non cambia, questo valore non cambia, questo valore non cambia. Questo valore invece, allora, prendiamo una funzione dispari. Allora io so che f è continua su meno a a. Ok? E poi so che f di x è uguale a meno f di meno x. Che significa che la funzione è dispari. Andiamo adesso a fare l'integrale tra meno a ed a di f di x in dx. Allora questo lo posso scrivere come l'integrale da meno a fino a 0 di f di x in dx più l'integrale tra 0 ed a di f di x in dx. Adesso il primo integrale, fate la sostituzione x uguale meno t, questo è un diffeomorfismo, la derivata fa meno 1 e quindi tranquillamente un diffeomorfismo. Allora questo mi diede l'integrale tra a e 0 di f di meno t, ma di x che è meno di t, e poi mi rimane l'integrale tra 0 ed a di f di x. Adesso qui invece di f di meno t è uguale a meno f di t, quindi io correggo questo meno t con più t e mi porta fuori un segno meno che cancella questo, poi rimetto a posto i segni dell'integrale e mi porta un altro segno meno. Adesso il nome della variabile di integrazione non è importante, cioè integrale tra 0 ad a di f di t in dt e integrale tra 0 ad a di f di x in dx è esattamente
la stessa cosa, solo che uno è con segno positivo, l'altro è con segno negativo, e quindi viene 0. Funzione dispari significa una cosa fatta così, cioè quest'area qui e quest'area qui sono girati 180 gradi, quindi quella che era sopra all'asse d'ascisse è passata sotto all'asse d'ascisse, e quindi questo integrale qua è uguale all'opposto di questo qua, è quello che abbiamo appena fatto dal punto di vista analitico, ha questa controparte geometrica. Quindi una funzione dispari integrata su un intervallo simmetrico rispetto all'origine fa 0. Vediamo se avete capito. Prendiamo la funzione 1 su x che è dispari. Quanto fa l'integrale tra meno 3 e 3 di 1 su x in dx? Quanto può fare? Meno male, avete capito? Non esiste. Qualcuno ha capito qualcosa? Non esiste, perché questa non è limitata. Poi quando faremo gli integrali impropri vedremo che da 0 a 3 fa più infinito, dall'altra parte fa meno infinito, e peggio ancora, non siamo in grado di dare un senso a questa cosa. Per esempio, in altri casi, se faccio questo integrale qua, prendiamo qua, prendo la funzione logaritmo di x tra 0 e 1, e qua prendo la funzione meno logaritmo di meno x tra sempre tra 0 e 1, questa qua pure è una funzione dispari. Ok? Stavolta se andassi a integrare questa funzione, teoricamente l'integrale non fa, però poi vado a vedere in senso improprio, vedo che ambedue gli integrali vengono finiti e vengono, ovviamente verranno opposti perché la funzione è dispari. In quel caso dirò che in un senso generalizzato questa funzione integrale ce l'ha e fa 0, cioè nel senso è vero che questa integrale va, diciamo, la funzione va a meno infinito, però è anche vero che quando andò a fare quest'area, in qualche senso quest'area è finita. Allora, sempre in quel senso generalizzato degli integrali impropri, dirò che quell'integrale lì fa 0, ma su quell'altra funzione no. Va bene. Allora, mi pare che un'oretta sarà passata. Sì, 5 minuti.